Così. Brava, hai imparato! Che brava la mia tremotta! Brava! Io lo so, ancora da suonare! Zing! Din din. Ciao bambini, questo è Electric. Oggi giochiamo bambini al né sì né no. Né sì. Pensate. Né no. Brava, lo scopo del gioco è mordere la campanella. No, Grilli! Oh. Grilli, dammi la campanella. Qualche problema. Vorresti fare il video. Ogni volta che qualcuno sbaglia, peperoncino. In bocca morso, fino alla fine della partita. Anche te. In bocca per ora. Poi decidiamo. Sabrina, illustraci, iniziamo. Allora, qui c'è un gatto. Abbiamo le carte bambino. Vi faccio una prova. Facciamo questa prova. Le carte per voi bambini. Natale a dicembre, giusto? Ovviamente. Hai un secondo per rispondere. Un secondo è lungo. Pasqua è in aprile? Bella Pasqua. Bella Pasqua non è una risposta. Bella ragazza. Mangi cioccolato a Pasqua? Sto già ridendo. Ci siamo Peo, Giulio. Le vacanze scolastiche cominciano a giugno? Cominciano. Ho perso, era un bel peperoncino. Ecco, in questo caso per bambini. Questo è quello per bambini. Sono difficilissime. Quante domande sono ogni carta? Nella quella bambino 6, in quella adulto sono solo 10. Oh mio Dio. Per ogni errore un peperoncino. Invece se riesci ad andare avanti la carta rimane tua, vince chi ha più carte a fine partita. Ok, questo video si chiamerà come far vedere che Peo non è in grado di giocare a nulla. Ok, allora Peo inizierà. Vi ricordo che abbiamo un secondo per rispondere. Io posso iniziare a fare le domande. No, no, tu puoi iniziare a rispondere. No. Ti ricordo che io premo un secondo per rispondere. Ogni volta che dici sì o no, Giulio suonerà il totale degli errori. Questo diventerà il tuo incubo. Totale, peperoncini. Sei pronto? Credo. 3, era trabocchetto. 2, 1, via! Ami gli animali? Ovviamente. Hai un cane? Positivo. Positivo. E un gatto? Oh no, nego. Stop! Uno! Hai un secondo. È stato un secondo. Sì, ma vuoi almeno arrivare alla quarta domanda? Almeno non dico tanto, la quarta. Vai. Un pesce rosso allora? Credo. Sono tutti animali domestici? Assolutamente. Hai mai addomesticato un animale? Negativo. Negativo. L'hai già detto prima! Ho detto positivo. Dai, non mi far premere a vuoto. Posso andare avanti? Vada. Ma quante sono? No, era in più questa, è difficile, vero? Gatto. Dang! La risposta è gatto, 2 peperoncini. Ah, sì. Puoi vedere come questi peperoncini li metti in bocca e li tieni in bocca fino alla fine della partita. Come li tieni? No, abbiamo detto che si mordono. No, devi mordere e tenerli in bocca. E tenerli in bocca? Okay. Vorrei fare il figo che non sentivi. Possiamo prepararci con dell'acqua? No. No? No? No. No. Come no? Puoi accarezzare il crini se vuoi. Un morsino. Ma senti. Vediamo la masticata. Ok, va bene. Tieni in bocca. Perfetto. Tutto bene? Ora tocca alle donne. Stai iniziando a piangere. Scusa. Sei una Vai. Incastrazione. Nelle parolacce metti la canzoncina. Allora raga, io non sono pronta, andiamo un attimo con Giulio. No, io ho detto che... No, sei pronto. Peo, andiamo da Giulio, vi sono andata bene. No, è il video di Peo, decide Peo. Esatto. Però non piangere Peo. Decide Peo. Perché devi dire che noi piangi? Dai, non piangere Peo. Non ti foto ne in bocca, se l'hai già morso. Hai detto di morso? Te l'avevo detto io. Quindi devi parlare più forte. Non ti sentono in camera. I bambini. Ciao bambini. Giulio, prendi una ciotola dello sputo. Cosa c'era? No, che schifo, dai. Vabbè, Elena ha usato il tuo coso come... Ridi? Ma allora facciamo così, che si masticano e si tengono per 30 secondi almeno. 30 va bene. Oppure in bocca tutto il tempo senza masticare. No. Il morso adesso lo date tutti perché io... Stavo cadendo. No, prima gli uomini, dillo Peo, prima gli uomini. No, quindi Peo, fammi capire, io devo decidere se morire di piccante o morire di zuccheri io poi. Che schifo! No! Almeno potevi sputare! Non c'è lo Scottex! A monte! Adesso usi la maglietta perché vai, usa la maglietta così sei vai senza maglietta Peo, però pulisci. Ciao bambini! Ma perché tutti i video che non hai con te finiscono col vomito? Non ha detto niente! Peo! Sabrina. Sì. Hai già perso. Non è un po' parte la domanda. Leggi molto? No. Abbastanza. No, Crini! Hai mai letto un libro a fumetti? Forse. Topolino è il mio fumetto preferito. Mi fa veramente schifo. Davvero? Certo. Leggi la sera prima di dormire? Solo la mattina. Sei sicura? Mi sa di... Forse! Posto un peperoncino. Era l'ultima! Dai, mi sono fregata sull'ultima! Cosa facciamo? Te lo metto tutto in bocca o lo mordo proprio a metà? No, metti in bocca e mordi. Come ha fatto lui? Sì, devi farci vedere che hai morso. Non ci hai visto. Un pochino. 30 secondi nella lingua. 30 secondi. Puoi decidere se... Guarda, guarda la vendetta, è un piatto che ho servito freddo. Sabri, puoi scegliere se un'altra dose di peperoncino... Non parlarmi. Magari non parlarmi. Non parlarmi, sei antipatico. Ah, mi odia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. Che schifo, vabbè, così. Il peperoncino dovevi sputare, non un chilo di saliva. Ma sta continuando a sballare poi. Mamma quante scene. Dai, per un peperoncino, lui ne aveva due. Solo pianto. E le ha tenute un'ora lui. Beh, però non ha parlato. Non... Pronto Giulio? Sei pronto? Hai mai pelato una cipolla? Mai. Fa piangere, vero? Verissimo. Piangi spesso? Tantissimo a letto. Se litighi con qualcuno piangi? A volte. Hai mai pianto delle risate? Dipende quanto rido. Per una barzelletta? Mai. Aspetta, hai già detto. Ma se le fai così? Mai l'hai già detto. Sì, no. La prima domanda era: hai mai pelato la cipolla? Lui ha detto mai. Cazzo. Ah, sì, arbitro, non eri pronto. Deve essere fatta la bravura di Giulio. L'obiettivo è che, che perdano tutti. C'è crimi sul tavolo? La vedo. Esistono i fantasmi? Io non ci credo, però penso di sì. Tu sì. Io lo voglio. Conosci qualcuno che ne ha visti? Davvero? Solo Paolo. I fantasmi hanno un lenzuolo nero? Nero non credo. I fantasmi hanno un lenzuolo bianco? Ma se io non ci credo i fantasmi? Bianco? Beige, forse. I fantasmi volano? Oggi che giorno è? Deve centrare la risposta, l'abbiamo detta prima. Perché se è martedì... Passano attraverso i muri, vero i fantasmi? Quelli morbidi, sì. Ok, solo tre. Quelli morbidi sì, ha detto. 4! Passami il 3 per favore! Te! Dove l'hai messo? Sì, dai, poverino, se non muore. Lo faccio per te, Peo, per fare video. Con tutti i denti, Mastica bene. E intanto... Devi tenerla finché non faccio le domande a Pio. Ah sì. Pronto Giulio? Te l'ho detto zio. Muoio con le tue domande. Ciao Pio, fai dei sogni? A volte. E degli incubi? Un sogno è meglio di un incubo, vero? Meglio. Quando ti svegli ricordi che sogno hai fatto? A volte. Vero? Io russo quando dormo. Hai detto no per caso? No. Dai. Ma vai che bruciano. 4 Peo. 100 like. No raga, mi fa male. Sei terribile. Ti piace giocare? Mi piace molto. Nel sì nel no è il tuo gioco preferito? Mi piace giocare a Twister. Davvero? Ma neanche per sogno. Preferisci vincere, vero? Io devo vincere sempre. Ti capita mai di imbrogliare per vincere? Imbroglio tutti i giorni. Vinci sempre? Tantissime volte. E pensi che vincerai tu questa partita? Assolutamente certo. Sei sicura? Non sono molto convinta. Ti sei tagliato le unghie? Tantissime volte questa settimana. Quante volte? Almeno 7. E il primo punto va a Sabri. Con le carte difficili. No, tutto al bene, prossimo giro. 2, 1. Hai studiato inglese a scuola? Tantissimo. Sai tradurre la parola yes in italiano? Ovviamente. Yes vuol dire sì, vero? Non sono sicuro. No, in inglese come si dice in italiano? Non ho idea. Bim! Sei mai stato in Inghilterra? Ma perché Sbim? Ci hai messo più di un secondo e mezzo. Non ne ho idea! Non ci ho messo più di un secondo, non è che ti inventi le regole. Sei mai stato in Inghilterra? 3 volte. Gli inglesi hanno un re? 4 ne hanno. E una regina? È già finito. La regina Elisabetta. Ma che scherzo, ma ce l'avevi ancora in bocca? No, ma fa malissimo. Cosa hai sputato? Pronto Andre? 3, 2, 1, via. Rispondi alle domande senza dire sì o no, va bene? Ok. Il cielo è blu? Light blu. Le nuvole sono bianche? Trasparenti. Il sole è giallo? Caloroso. Quanto caloroso, tantissimo. Il mare è rosso? Vasto, direi. Allora è blu? Cacchio! Ti è andata bene! Andre, solo uno! Ma è dolore! Sto sudando, piangendo! Te lo do piccolo, Andre. I piccoli sono pestiferi! Tu me ne hai fatto piccoli prima! Dammene un enorme! Raga, sta Peo! Peo sbaglia tante volte, ti prego! Raga, prendiamo Peo da tutto adesso! No, subito con me! 1-1-0-0! Il primo giro! Giulio, pronto? Sì! Guardi i programmi sportivi alla TV? Li guardo! Hai detto di sì? Come no? Come... Ma lui li vuole, capito? Dai, Peo! Dai. Ti piace il calcio? Calcio! Ma quanto è scarso, Peo! Qual è il tuo giocatore preferito della nazionale? Frank! Frank. Che calcio guardi? Davvero ti piace Frank? È fortissimo! L'Italia ha già vinto la Coppa del Mondo? Tante volte! Nel 2006, vero? Assolutamente! Pensi che l'Italia vincerà un altro campionato del mondo? Negativo! Quale paese ha vinto l'ultima Coppa del Mondo? Frank. L'ha già detta, però. L'ha detta, porco tu. Tu devi dire questa cosa piuttosto. Peo, a cosa fai? B? Sei sicuro? Come no? Come l'hai no! Sei proprio scemo! L'hai già detto e hai detto no! Come no? No, no, no! 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 Come no? Come siamo bravi quattro! Ma non è giusto! Sei pronta? Sì! Allora! Che schifo! Ti piace il bianco? Mi piace moltissimo il rosa! Se si mischiano del bianco e del nero siete nel bianco? Grigio penso! Allora il nero? Il nero si fa con il bianco e il grigio. Associ il colore bianco alla neve? Viene per forza fuori il giallo. La neve è bianca? La neve è trasparente. E c'è la neve al polo nord? Penso solo al polo sud. Cosa hai detto? Che penso solo al polo sud. No? Non ho mai detto una roba del genere. Ma al polo sud ce n'è? Al polo sud ci sono i pinguini. Hai detto di sì? Mai detto. E sul monte bianco? Ascolta, quante ne stai facendo? No, non è vero. Sul monte rosa magari ci potrebbero essere. Andrai a sciare l'anno prossimo? Odio sciare. Andrai in Giappone a settembre. Due! Sono fortissima a questo gioco! 2-1, sì. È vero che il rosso vuol dire stop? Ma davvero? Indica anche un pericolo, giusto? Non l'ho mai visto. Ed è il rosso, è anche il simbolo della gelosia? Penso che sia ok. Un po' lunghino. Mezzo, mezzo. No. Mezzo, mezzo. Sei sicuro? Per niente. Hai per caso detto sì? Per nulla. Mischiando il rosso e il giallo, che colore si ottiene il blu? Blallo. Allora si ottiene l'arancione? Credo di no. A cazzo. C'è il rosso sulla bandiera italiana? Non ne ho idea, sono daltonico. Le fragole sono rosse? Mai viste. Ti piacciono le fragole? Non le mangio. Uno solo, Sabri in testa. Mi sa che qualcuno ha vinto questa challenge. Facciamo uno. Giulio 1, Peo 0 e Andre 0. Abbiamo già vinto questa challenge. Vai con calma. Pronto Andre? Se te lo chiedessi sapresti fare lo spelling di scienza? Non credo. Puoi farlo di acquedotto? La Q mi dà fastidio. Questa parola ha due T? Quale? Ha anche 2D? Quale parola? No, quale e quale parola? Quale, quale? Fai lo spelling del tuo nome. Non sono capace. C'era una E nel tuo nome? Non ricordo. La E è una vocale? Credo che ultimamente no. Non vale prendere più troppo tempo. No, però credo che ultimamente no. Non ricordo. Dimmi un'altra vocale. E. Hai detto O. E. Ma sei tardato, non è colpa mia. C'è una vocale nella parola no? Non credo. L'hai detto prima, scemo Nito. 4, 3. Ma voi cambiate le regole ogni volta, perché voi dite la stessa parola. E non è che vuoi dire per me e andare avanti a guardare. Che schifo. Prego, prendete tutti i vostri punti in mano. Lei è avvantaggiata, ci ha già giocato. Ho capito, ma io perché. E lei si inventa le regole. No, spareggio, secondo classificato. Spareggio tra Peo e Andre, spareggio. Vai, spareggio, è vero. È vero. Ma perché ti vuoi del male? Il primo che fa un punto. E te devi ancora mangiare tre peperoncini. mangia. Inizia Peo. No, inizia Peo no. Iniziale. Io l'ho appena fatto. È vero. Però non hai mangiato i peperoncini, quindi sta esatto. Non l'abbiamo visto. Non Giulio, mi raccomando, sì. 1 secondo e mezzo. Okay. Non è giusto. Andre, stai suonando uno strumento musicale? Non sono capace. Sì? Non ho detto questo. Hai mai suonato la tromba? Stai parlando troppo velocemente tu. Non l'hai mai fatto con nessuno così velocemente. Sappilo. Vorresti provare? Non ero tuo amico una volta? Vorresti provare? Non mi piace. Davvero? Giuro. Pensi che il solfeggio sia facile da imparare? Non me lo sono mai chiesto. Pensi che sia inutile? Stai parlando di solfo? Pensi che sia inutile? La risata è una risposta. No. Perché no? Perché come? No. Non riesci le note musicali? La musica non fa. Vabbè, per me. Tanto è perso. Leo, sei andato in vacanza quest'anno? Tante volte. Perso. Andre. Peo. Prima che ne indovina 10. Non le faremo. Nessuno dei due sì. Le farà mai 10. Va bene, carte bambino. No. Hai preso le cene di canto? Ho preso le pillole. Sai cantare? Per niente. Canti bene? Sono intonato. Pensi che diventerai una star? Sì. Puoi vincere, Peo. Peo, Andre, fissalo. Peo, puoi vincere? Peo, hai fratelli? Uno. Piange. Sorelle? Piange. Hai una camera grande? 4. Dai, non c'entra niente. Andre, ce la puoi fare? Ma è difficilissimo. Siete scarsi però. Vai piano. Andre, conosci l'alfabeto? Un attimo. Ma tu chiedi a tutti se sei pronto, io non ero pronto, devo trattenere il piatto. Perché me lo chiedi a me no? Credi a Babbo Natale? Tanto. Davvero? Assolutamente. Viene a dicembre, vero? Tutte le volte. Porta i regali? Non mancano mai. Viaggia in auto? E meno male, mi stavo cagando. Io non li voglio 5 cose. Andre, rispondi alla domanda senza sì o no, dire sì o no, va bene? Va benissimo. Il cielo è blu? Sono d'accordo. Le nuvole sono bianche? Trasparenti. Il sole è giallo? Sono d'inverno. Il mare è rosso? Ma guarda, è molto caldo. Il mare è blu? Non credo. Oh lele! Mangiali, Peo, mangiali! Vuoi recuperare o perdere? Peo, guardami. Peo, ami gli animali? Tanto. Hai un cane? Positivo. Hai un gatto? Negativo. Hai un pesce rosso? Tanti. Sono tutti animali domestici, sì o no? Sono grossi. Cosa vuol dire? Te la diamo buona. No! Hai mai addomesticato un animale? Mai. È difficile, vero? Assolutamente sì. Sì! All'ultima! All'ultima, Peo! Ragazzi, 5 peperoncini per Peo e con questi 5 peperoncini dopo averli masticati fai l'altro. Mastica bene. Mastica. Prego Peo, fai l'altro, chiedi un sacco di like, un sacco di per questa commenti. Cosa un botto di like. Bene amici, se vi siete, se vi siete divertiti, ne volete vedere altri così, quanti like? Almeno 2500. Per ingoiare. Mostrate tanto amore, tanto amore al pulsante qui sotto, forma i cuoricini in giù. E noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando commentate nei commenti con una challenge nuova da fare con gli amici. E ciao bambini, qui Electric. Questo canale non è più mio. Abbiamo capito. Hai la capacità di reggere la pressione di un bambino di 3 anni. Io konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, onichi, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, onichi.